un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. Tu Dio che conosci il nome mio, ma che ascoltando la tua voce io ricordi dove porta la mia strada. Spirito Santo siano con tutti voi. Il canto con cui abbiamo aperto questa celebrazione dice che la nostra strada, che è la strada della vita, ci porta all'incontro col Signore. Le strade sono più lunghe o più corte, ma noi sappiamo che anche se per qualcuno la strada è breve, questo è un dolore serio per chi resta. Nella fede la strada porta all'incontro con Dio e nel Signore ci ritroveremo tutti. Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il male della vita con dolore è giusto. Gesù ha pianto quando sono morti i suoi amici. È giusto non vergognarsi del proprio dolore. Ma la disperazione non è una parola cristiana. Disperazione vuol dire che non ne viene bene niente. No, no. Dal male il Signore sa trarre anche il bene. E mangiatemi. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Questa grande scultura che io così da tanto tempo che la penso, anche perché come dicevo il vescovo, se ci si porta a terra però si porta verso l'alto, verso l'alto, e c'è il sottotitolo che dopo leggerete nel catalogo che mi sarà dato, è tutto morta è la prima espressione della mia. La più bella è questa coppia, no? Perché è un'opera d'arte proprio fatta con persone tra sé diverse, artistiche, particolari, che però vive questa unità, e questo credo che sia un bel augurio. Auguri per tanti. Grazie, grazie. Che io dico spesso si sta perdendo, che la generosità, credo che sia un merito che vada scritto ad Alfredo, alla sua famiglia, ai dipendenti, che dico anche ai piccoli nipoti. Valorizzare l'arte in un luogo di lavoro e immaginare questa contaminazione bellissima è un'altra visione bella di chi ovviamente ha anche il pensiero umano nella vita quotidiana. Questo mi sentivo dire, naturalmente grazie al grande Graia. Un abbraccio a tutti, grazie. Presentare sommariamente e brevissimamente questa struttura che ha tantissimi significati. Io conosco non solo il lavoro di Silvio ma anche il suo pensiero, perché insieme abbiamo vissuto dei momenti molto belli da Roma a Spoleto e poi quasi mezza Italia centrale. Però questa volta Silvio, il domatore, io lo chiamo il domatore dei materiali, perché
nessun materiale davanti a Silvio non si piega, si piega tutti, legno, ferro, vetro, plastiche, insomma è uno dei più grandi domatori in questo mondo circense, no, che potrebbe essere Marte. Una cosa ci tengo a dire, Silvio è un artista, ma non un artista perché si chiama artista Silvio, perché è riconosciuto, perché qui siamo tutti artisti, ma Silvio Graia è riconosciuto in campo nazionale, sicuramente uno dei pochi del nostro territorio, perché sia la critica militante, e parlo di uomini come Crispolti, Toniato, Villa, Vignardi, sto parlando forse degli studiosi, degli storici più importanti che ha avuto l'Italia, ma non solo da parte della critica, ma anche dal mondo dell'arte, perché lui è riconosciuto come uno dei membri assoluti di quel movimento che negli anni 70 caratterizzò un pochettino l'Italia del centro-nord, perché era la poesia con lui e col vescovo. Una cosa strana è successa, cioè nell'arco di una decina, 15 giorni, è nata un'amicizia. Cioè ci siamo trovati in una comunità di intenti, lui ha una sensibilità ovviamente diversa dalla mia e quindi è come se mi leggesse all'interno, è come se capisse quello che avevo in testa ma io non sapevo esprimerlo. Sale la luce, la forza, il racconto, la poesia, sale il sogno realizzato, amato, il ferro amico, piegato, lustrato, fiero e fiorito, così l'alto, l'azzurro ventre, l'idea blu, abbraccia, accoglie, canta l'uomo bambino, dischiuso artista, mediatore, stelo, creatore d'un alto verso l'alto, intimo, infinito e rotondo, verso l'alto. Verso l'alto, il compiuto e l'eterno esposto vigore. Ti ricordo tutti. Abbiamo, generalmente gli artisti non mangiano mai. Io ho fame, mangio. Perdonami. Vediamo se la signora. Oh, ma non è che. Non ti è passato un anno. Ma non è quando. La signora non parla. Il rosso, no. Sì, non parla, ma cammina. Non le voglio, veramente.